parleremo adesso di serie di potenze sul campo complesso. Voi avete visto qualche cosa sulle serie di potenze sul campo reale. Io partirò con un esempio molto semplice, però semplice ma significativo questo esempio. E poi cerchiamo di generalizzare questo esempio. Segnato Z appartenente a C con il simbolo sommatorio su n che varia tra 0 e più infinito di Z alla n, denotiamo la successione S con N di Z con N appartenente ad N, successione numeri complessi, dove S con 1 di Z è uguale a 1, S con 2 di Z uguale a 1 più Z, S con 3 di Z uguale a 1 più Z più Z4, cioè S4 di Z 1 più Z più Z4 più Z1, e così diventerà S con N di Z è uguale a 1 più Z più Z alla N di nuovo. D'accordo? Fissate Z appartenente a C. Questo simbolo, sommatorio su N che vale da 0 e più P di Z alla N, denota una successione di numeri complessi. Che è la successione? Che chiamiamo Sn di Z, perché dipende, metto una Z qui perché dipende da come ho fissato Z. S1 di Z è uguale a 1, S2 di Z è uguale a 1 più Z, Sn di Z 1 più Z più Z4, e così Sn di Z la sua è 1 più Z alla N di 1. Poi se vale successione al limite, ovviamente la n è sempre più infinito, questo è il limite, la successione al limite questo limite si denota ancora con lo stesso simbolo. Sommatorio cioè ne vale da 0 più infinito di Z alla N. D'accordo? Se questa successione S con N ammette il limite quando N tende a più infinito, tale limite lo denotate ancora con questo simbolo. Quindi questo simbolo è un po' ambiguo. La stessa ambiguità che le altre serie con N denota sia la successione, sia quando esiste il limite della successione. Vediamo un po', ragazzi, questa successione cosa fa? Cos'ha diversi casi? Nel primo caso, supponiamo z uguale a 1. Se z uguale a 1, chi è S con N? A 1 più 1. 1 quante volte sono n volte è uguale ad n, d'accordo?
e tende a infinito. Quando n tende a più infinito. Seno di 1 tende a infinito. Allora, se non penso più infinito perché siamo su campo complesso, questo campo complesso non c'è un ordinamento compatibile con la lezione che motivi la seguito, abbiamo introdotto il suo ordinamento in campo complesso, tende a infinito. Del modulo di z, se z è uguale a 1. Dopo vediamo cosa succede se il modulo di z è uguale a uno degli altri punti della circonferenza. Vediamo cosa succede se il modulo di z, quindi se z è uguale a 1 abbiamo questa proprietà e risolto. Poi se z è diverso da 1, Sn più z è uguale a 1 è fatto. Poi z diverso da 1 implica che Sn di z, cioè z da n fratto 1 meno z. Come si dimostra questa formula? Lasciato per esempio, sta a casa, si fa per induzione, d'accordo? Si dimostra per induzione, questa è già fatta alle scuole superiori, questa non lo so, d'accordo? Ma se è una persona per induzione su n 4 per esempio, si è immediato. Allora, iniziamo nel primo caso. Il modulo di z, guarda che il modulo di z è minore di 1. Questo fatto implica il modulo di z alla n, ragazzi, il modulo di z alla n non è altro che il modulo di z alla n, perché il modulo di z è tutto elevato alla n, perché il modulo del prodotto è uguale al prodotto dei moduli, abbiamo visto. Allora, se il modulo di z è minore di 1, quando n tende a più infinito, questo tende a? Il modulo di z alla n tende a 0. Quindi questo fatto implica che z alla n tende a 0 nel campo complesso per definizione di limite. E questo fatto implica che s con n di z tende, allora z alla n tende a 0, tende a 1 fratto la proprietà di limite 1 meno z. Vi trovate? Poi vediamo il caso in cui il modulo di z è maggiore di 1. E il modulo di Sn di z, questo è il modulo 1 meno z alla n fratto 1 meno z. Il modulo è rapporto uguale al rapporto dei moduli. Questo è qua, il modulo di 1 meno z alla n, il modulo di 1 meno z. D'accordo? Ma il modulo di A più B, chi è più grande, ragazzi, ricordate? Il modulo di A più B è maggiore o uguale del modulo di A meno il modulo di B. Quindi questo è maggiore o uguale del modulo di 1 meno il modulo di Z alla N più il modulo di 1 meno Z. Ma il modulo di Z alla N è altro che il modulo di Z è tutto elevato alla N. Ma noi stiamo supponendo, sono nel caso in cui il modulo di z è maggiore di 1, quindi questo è altro che il modulo di z è meno 1 fratto il modulo di 1, d'accordo? E quando n tende a infinita, cosa tende questo? Il modulo di z tende a? Il modulo di z da n tende a? Più infinito. Questo tende a? Più infinito. Quando n tende a più infinito. Quindi questo fatto implica che Sn per definizione di Sn tende a infinito quando n tende
A più infinito. D'accordo? Quindi, fino adesso siamo arrivati. Se z è uguale a 1, la serie diverge. Se il modulo di z è minore di 1, la serie converge a 1 fratto 1 meno z. Se z, il modulo di z è maggiore di 1, la serie diverge. Vediamo cosa succede sugli altri punti della circolazione. Cosa resta? Ragazzi, resta il caso in cui il modulo di z è uguale a 1 e z è diverso da 1. Allora, cosa c'è di questo caso? Il modulo di 1 meno il modulo di S con N uguale al modulo di 1 meno Z alla N fratto 1 meno Z uguale al modulo di 1 meno Z alla N fratto il modulo di 1 meno Z. Ragazzi, il modulo di una somma è minore o uguale? Della somma dei moduli, quindi questo è minore uguale di 1, il modulo di 1 è 1 più il modulo di 2 alla n fratto 1 meno z. Ma il modulo di z n non è altro che il modulo di z tutto elevato alla n. 1 più il modulo di z alla n fratto 1 meno z. Ma il modulo di z per i polsi è uguale a 1, quindi 1 alla n 1, questo viene 2 di 1 meno 0, questo però è appartenente a n. Trovate? Quindi cosa avete? Che il modulo di S con n è limitato, però non è appartenente a n. Questo cosa vi dice? Subito che S con n non tende a infinito quando n tende a più infinito. Questo fatto implica che S non tende a infinito quando n tende a infinito. Ragazzi, ricordate per le serie numeriche qual è la condizione necessaria di convergenza? Le serie numeriche, qual è la condizione necessaria di convergenza che avete trovato? Se una serie converge, allora il termine generale cosa fa? Tende a zero. La stessa cosa, altro esercizio, vale per le serie sul campo complesso. Se la serie converge, il termine generale deve tendere a zero. Ma siccome siamo nel caso in cui il modulo di z è uguale a 1, il termine generale di questa serie, z alla n, il modulo di z alla n non può tendere a zero. D'accordo? E quindi la serie non può convergere. Quindi quando il modulo di z è uguale a 1, la successione S con n non converge e ne diverge, quindi non ammette limite. Quindi se il modulo di z è uguale a 1 e z è diverso da 1, implica che la successione Sn di z non ha limite. No. D'accordo? Ragazzi, in conclusione, abbiamo dimostrato che se con quel simbolo indichiamo anche il limite della successione S con n, che cosa sarà?
la cosa su n che vale da 0 a più infinito z alla n è uguale a infinito è uguale a 1 fratto 1 meno z se il modulo di z è minore di 1, è uguale a infinito se il modulo di z è maggiore di 1, oppure z è uguale a 1. Non esiste se il modulo di z è uguale a 1 e z è diverso da 1. Quindi ragazzi, guardate, una cosa ben individuata. Perché? Abbiamo individuato un cerchio di centro, l'origine e il raggio. Tale che questa, ragazzi, questa si chiama serie geometrica di ragione z. Questa serie converge all'interno del cerchio. E converge in questo caso a 1 fratto 1 meno z. Al di fuori del cerchio non converge. Qui converge. All'interno del cerchio di centro origine e raggio 1. All'esterno del cerchio chiuso di centro origine e raggio 1 non converge. All'esterno. Sulla frontiera, nel punto 1 converge, negli altri punti il limite non esiste. D'accordo? Adesso facciamo vedere. Quindi è chiaro questo esempio? È chiaro a tutti questo esempio, ragazzi? Sulla serie geometrica. Ma questo fenomeno che si presenta nella serie geometrica si presenta in generale per tutte le serie di potenze. Andiamo a dire cosa è una serie di potenze. Cioè, per ogni serie di potenze esiste cosa sua? Esiste un cerchio all'interno del quale la serie converge sempre. Esiste un cerchio al di fuori del quale la serie non converge mai. Sulla frontiera del cerchio non si sa cosa succede a priori. Bisogna studiare caso per caso, in casi in cui converge, casi in cui non converge, casi in cui il limite non esiste. D'accordo? Facciamo subito, prendiamo la definizione generale. Quindi è chiaro questo esempio tutti quanti per la serie geometrica. Ragazzi, questo è un esempio significativo, perché poi negli esercizi useremo spesso questa serie. Ragazzi, una domanda. Voi avete studiato la serie geometrica, l'avete già vista, sul campo reale. D'accordo? Come si comportava la serie geometrica sul campo reale? Era definita sull'asse reale. Tra meno 1 e 1 che cosa faceva? Cosa fa? Converge a 1 fratto 1 meno x. Nel punto 1 diverge positivamente. Per x maggiore di 1 cosa faceva? Cosa fa? Diverge. Per x minore o uguale di meno 1 cosa faceva? Nel punto meno 1 non esisteva il limite della serie, come succede anche in questo caso, tutta la circonferenza. Però per x minore di meno 1 la serie anche lì era indeterminabile, ma nel campo complesso diverge, così diverge. Invece sentite sull'asse reale, guardate soltanto sull'asse reale, dove avete più infinito, avete la convergenza, perché sull'asse reale avete più diverge a più infinito e meno infinito, non succede né questo né l'altro, perché la strada che convergeva a più infinito non andava a più infinito, l'altra meno infinito, quindi era indeterminato da meno 1 a meno infinito, da meno infinito a meno 1, compreso il punto meno 1 era indeterminato. Ricordate la serie geometrica sull'asse reale. Invece qui
all'interno del cerchio converge, dovete sostituire moralmente. Per sostituire l'intervallo con un cerchio. All'interno del cerchio converge. Al di fuori del cerchio la sede non converge. D'accordo? Sulla circonferenza. Caso per caso. La definizione. Assegnati un punto teta 0 appartenente a C e una successione Cn con n appartenente ad n di numeri complessi con il simbolo sommatoria su n che va tra 1 e più infinito di c con n per z meno sono assegnati questi assegnati z0 appartenenti a c una successione di numeri complessi per ogni z appartenente a c con il simbolo la doccia di valenza 0 e più infinito c con n per z meno z0 alla n si denota la successione di c S con n con n appartenente ad n definita da S con 1 allora S con 0 è uguale a con 0 facciamo S con 1 uguale a con 0 S con 2 è uguale a C con 0 C con 0 S con 2 è uguale a C con 0 più C con 1 per Z meno Z0 S con 3 S con 3 è uguale a C con 0 più C con 1 per Z meno Z0 più C con 2 per Z meno Z0 al quadrato. E così via di seguito. S con R di Z è uguale a C con 0 più C con 1 per Z meno Z per 0 più C con 2 per Z meno Z per 0 quadrato più C con N meno 1 per Z meno Z per 0 alla N. Tale successione al limite per E per T ma anche se è inutile mettere perché ovviamente la successione è stata soltanto per che andrà più infinito solo più infinito quindi l'accumulazione di E per E che tende a più infinito questo limite denota ancora con lo stesso segno la forza di fare per 0 e più infinito il 5 netto per 6 per 0 per 0
vettoriale di z in C, tale successione si chiama serie di potenze di punto iniziale z0 e coefficiente. Questo è il caso della serie geometrica. Fini di copiare qui. Andare avanti. Vedo ragazzi. Quindi, poi fissando un punto da 0 appartenente a C, è una successione di numeri complessi. Questo simbolo, questo si denota successione S con N, dove chi è S con 0 e C con 0, S con 1 e C con 0, S con 2 e C con 0, più C1 per 0 per Z da 0 e così via di sempre. Nel vostro caso, nel caso della serie geometrica, chi è il punto Z da 0? Questo caso. Chi è il punto Z da 0? Il punto iniziale? Chi è? Eh? È 0. E 5 n a quanto è uguale per ogni n? A 1. Dammi questa la sopra. Se tale successione mette limite, il limite della rangola con questo simbolo, quindi c'è questa ambiguità del simbolo. E poi variare in z, tale successione si chiama serie di potenze di punto iniziale z da 0 e coefficiente c. Allora, se tale generalizzare il discorso fatto per la serie geometrica ad una serie di potenze qualsiasi. Successione S con N, come abbiamo detto precedentemente. Allora, esiste un unico ever appartenente
a 0 più infinito, cioè R può essere 0, può essere un numero reale positivo, può essere anche più infinito. Tale che 1, se R è uguale a 0, la serie converge soltanto in Z uguale. Se R è maggiore di 0, la serie, scusa, la combinazione di Z uguale a Z a 0, se R è maggiore di 0, la serie converge nel disco aperto. B, se Z 0 R differente, tiene Z appartenente a C, tale che la norma di Z meno Z 0 esattamente mi può dire. Non converge in C meno la chiusura di B Zeta 0 R e converge uniformemente in ogni compatto contenuto di B Z0. Se R è uguale più infinito, la serie, stesso caso, converge in ogni punto di C e converge e converge uniformemente in ogni compatto C. R si chiama raggio di convergenza della serie e R è uguale 1 fratto il limsup della radice ennesima del modulo di C con M. Se esiste il limite del modulo di A con M più il modulo di A con M, allora R è uguale a 1 fratto da 1. Copiate tutto.
radice ennesima del modulo di c con n. Ragazzi, scusate, qui è c con n, perché abbiamo chiamato c con n, che è c con n, perché non c con n è coefficiente, ragazzi. Sì. Correggete, ragazzi, perché non è a con n ma c con n, perché il coefficiente abbiamo chiamato c con n, non a con n. Quello è 1 fratti limite superiore della radice ennesima del modulo di c con n. Posso andare avanti? Se esiste il limite del modulo del c con n più 1 fratto il modulo del c con n, serie di potenze, il punto iniziale z0 e coefficienti c con n. Allora, questa serie è caratterizzata da un raggio di convergenza. Esiste un unico r appartenente a 0 più infinito, che qua su, quindi allora anche 0 è più infinito, che si chiama raggio di convergenza della serie. Tale di se r è uguale a 0, la serie converge soltanto nel punto z0. Ragazzi, guardate, questa serie nel punto z0 converge sempre. Vedete qua, vedete z uguale z0, s1 uguale c con 0, s2 uguale c con 0 più c con 1, z uguale z0, se z uguale z0 fa 0, c con 2 uguale z, s2 uguale z0, s3 uguale z0. Quindi la successione s con n nel punto z0 è costante, è uguale a c con 0, e quindi converge a c con 0. Quindi la serie nel punto z0 converge sempre, d'accordo? Allora, se r è uguale a 0, la serie converge soltanto nel punto z0, e basta, l'unico punto in cui converge. Se r è maggiore di 0, considerate il disco aperto di centro z0 e raggio r, quindi z appartenente a c, perché il modulo in z meno z0 è minore di r. Qui la serie converge in questo cerchio, fuori del cerchio non converge. Sulla circonferenza non ho detto niente, ragazzi, perché non si sa più cosa succede sulla circonferenza di questo cerchio. E inoltre ho detto che la convergenza è uniforme all'interno del cerchio. Cosa vuol dire la convergenza è uniforme? Abbiamo detto che la successione S con N di Z, scusate, uniforme, no, all'interno del cerchio, uniforme nei compatti contenuti nel cerchio. Cosa vuol dire convergenza uniforme? S con N, ma che se con n converge a s di z. Cosa vuol dire che se con n converge a s di z? Questo è una scritta. Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0. Tale che esiste un unico epsilon maggiore di 0. Tale che n è maggiore di unico epsilon implica che il modulo di s con n di z meno s di z di 1. Questo vuol dire che s con n converge a s di z, questa è la definizione di convergenza. Cosa vuol dire che la convergenza è uniforme? Questo
questa di con epsilon a priori dovrebbe dipendere dal punto z, d'accordo? Se questa di con epsilon dipende da z, direte che la convergenza è uniforme. Quindi cosa vuol dire che è uniforme sui compatti? Comunque prendete un compatto contenuto nel cerchio, avete questa proprietà per ogni z appartenente al compatto, dove di con epsilon dipende dal punto z. È lo stesso per tutti i punti z. Fissato epsilon, di con epsilon dipende soltanto da epsilon, ma non dipende da z. È lo stesso per tutti i punti z del compatto. Questo vuol dire che la convergenza è uniforme. Ragazzi, in caso è qualcosa di più della convergenza uniforme, sia la convergenza totale, però non entriamo in queste cose perché non l'avete fatta. L'avete fatta la convergenza totale per, sul campo reale, quindi lasciamo sul campo complesso. D'accordo? Poi terzo caso, ragazzi. Guardate, questo è il caso in cui rientrava il nostro esempio. Il nostro esempio z0 è uguale 0 ed r è uguale, cos'è il nostro esempio? R è uguale 1. E poi c'è il terzo caso, il caso in cui r è uguale più infinito. In quel caso la serie converge in ogni punto del piano, d'accordo? E la convergenza è uniforme sui compatti, sui compatti del piano. Ragazzi, allora questo è l'importanza del raggio. Se voi sapete conoscere i raggi di convergenza, conoscete molte proprietà della serie. Come si calcola i raggi di convergenza? Allora c'è una formula. Il raggio di convergenza è uguale a 1 fratto il limite superiore della diciannesima del modulo dei coefficienti. In particolare, se la successione alla diciannesima del modulo C corrente ammette limite, il limite sup è uguale al limite. Quindi ricordate, sapete, no? Che assegnando la successione si possiamo definire il limite sup e il limite if. D'accordo? La successione ammette limite se soltanto sei questi due limiti coincidono. D'accordo? Nel caso in cui esiste proprio il limite della diciannesima del modulo C corrente, quando devi togliere il limite sup e mettere il limite. Un'altra modo di calcolare il raggio di convergenza è: supponete che esiste il limite del modulo di C con n più 1 sul modulo di C con n. Quindi per fare la prima cosa deve supporre che i C con n siano definitivamente diversi da 0. Cioè da un certo indice in poi i C con n sono diversi da 0, appena non ha senso quel rapporto. Prima cosa. Poi se esiste questo limite, per n tende a più infinito, allora il raggio convergente è dal 1 fratto il limite di C con n più 1 sul modulo di C con n. Quindi ragazzi, cosa intendo con questo simbolo? Se questo limite è uguale a 0, cosa sto intendendo qui? Questo rapporto? Più infinito. Se questo limite è più infinito, sto intendendo 0. Viene qui. D'accordo? Per esempio, ragazzi, in quel caso là, quella serie, chi è C con n? Uguale a 1. Fate la diciannesima di 1, viene 1. Fate il limite, viene 1. 1 fratto 1 è 1, il raggio è 1. D'accordo? Facciamo qualche esempio. Diciamo senza dimostrazione che non abbiamo il tempo per dimostrare. Allora, chi è z0 qui? Eh? 0. Chi è c con n? N fattoriale. D'accordo? Facciamoci il raggio di convergenza. Vediamo un po'. Facciamo il limite del modulo di c con n più 1 più c con n. Il limite c con n più 1 chi è? N più 1 fattoriale fratto n fattoriale, d'accordo?
E quindi il limite viene più uguale a più infinito. Questo fatto implica che R è uguale a 0, fare l'inverso di questo, uno più infinito per l'infinito è uguale a 0, R uguale a 0. Quindi questa serie converge soltanto nel punto z uguale 0. D'accordo? E nessun altro punto del piano complesso. Converge soltanto z uguale 0 e nessun altro punto del piano complesso. D'accordo? Proviamo. Se il sommatorio di n si va tra 1 tra 0 e tempo infinito z la n fatto n fattoriale. Qua fai il limite del modulo del ciclo. Questa, ragazzi, questa è la serie geometrica di punto iniziale l'origine. C con n uguale 1 su n fattoriale. C con n 1 sul modulo di C con n. Quindi 1 fratto n più 1 fattoriale per n fattoriale. E uguale al limite di 1 su n più 1 è uguale a 0. R quanto uguale a R? R uguale? Infinito. Quindi questa serie converge in tutti i punti del piano complesso. La convergenza sarà uniforme sui compatti. Ragazzi, nel caso in cui z è un numero reale, z è uguale a x, con x appartenente ad r, chi è la somma di questa serie? Se z è un numero reale, x, chi è la somma di questa serie? È proprio l'esponenziale, è alla x. Ragazzi, andate a rivedere gli sviluppi in serie di potenze delle funzioni esponenziale, sino, cosino, campo reale. Il motore su n si vale tra 1 per t infinito di z alla n fratto n quadro. In questo caso chi è? Chi è C con N? No, chi è Z a 0? 0. Chi è C con N? Chi è C con N? 1 su N al quadrato. Il limite del numero C con N numero C con N. Il limite di n quadro fratto n più 1 al quadrato. Questo limite è uguale a 1. D'accordo? Quindi per la circonferenza di centro origine è raggiunto. All'interno della circonferenza questa serie cosa fa? Converge. Nel complementare della circonferenza
la complementarità di questo cerchio chiuso, la serie non converge. Cosa fa, ragazzi, invece sui punti della circonferenza? A prima non si può dire niente, il teorema non ci dice nulla. Guardate la cosa, però, se prendo qui z uguale a 1, che cosa ottengo? Prendo z uguale a 1, cosa mi riduco? 1 su n quadri, questa è la serie armonica generalizzata con p maggiore di 1, e cosa fa? Converge. Punto 1 converge. Ma questo in verità, oltre a convergere punto 1, converge su tutti i punti della circonferenza. Ragazzi, avete visto? Il criterio di Cauchy per la serie, avete visto? Il criterio di convergenza di Cauchy l'avete visto per la serie? Un po' perché? Voi avete. Quindi questo fatto indica che questa serie numerica, questa serie verifica il criterio di convergenza di Cauchy, cioè per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice piccolo epsilon a parte del modello, tale che per ogni n maggiore di piccolo epsilon e per ogni k appartenente ad n, sommatoria qui che vale tra n più 1 ed n più k di 1 su i al quadrato, che ragazzi chiamiamo il j rispetto al numero complesso, chiamiamolo nel j 1 su j al quadrato è minore di epsilon. D'accordo? La convergenza implica che la successione di coscibilità, ragazzi, R è completo, quindi le due cose sono equivalenti. La serie converge equivale a dire che la successione, che la serie verifica la condizione di Cauchy. Questo fatto indica che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un Nicol epsilon appartenente a n, tale che per ogni n maggiore di Nicol epsilon e per ogni k appartenente a n, se faccio sommatorio in modo sommatoria su j che varia tra n più 1 e n più k di z alla n fratto z alla j fratto j al quadrato, il modulo di una somma minore uguale alla somma dei moduli che è minore uguale sommatoria su j che vale da n più 1 ed n più k di z, il modulo di z j fratto j al quadrato che uguale sommatoria su j che vale tra n più 1 ed n più k del modulo di z alla j, j al quadrato, e questo è uguale, se superiamo che il modulo di j sia uguale a 1 è stato sulla circonferenza, se superiamo il modulo di z uguale a 1, cioè se ci mettiamo sulla circonferenza, questo è uguale a sommatoria su j che vale tra n più 1 ed n più k di 1 fratto j al quadrato, che è minore di epsilon, che è quello che abbiamo dimostrato prima. D'accordo? Questo se il modulo di z è uguale a 1. Quindi questo fatto in questo fatto indica che
sommatore su n che vale da 1 e più infinito, 1 su n quadro per z al quadrato, verifica la condizione di Cauchy. Se il modulo di z è uguale a 1. D'accordo? Ma R quadro è lo spazio completo, avete visto che siamo asi 2. Quindi se arriva la condizione di Cauchy, converge. Questa serie converge in ogni punto della circonferenza. D'accordo? Quindi ragazzi, vedete, nel caso della serie geometrica, nel caso della serie geometrica, sulla circonferenza la serie diverge nel punto z uguale a 1 e sugli altri punti non ammette limite. Nel caso di questa serie, la serie converge su tutti i punti della circonferenza. Quindi cosa accade sulla circonferenza? Bisogna vedere caso per caso. Non si riesce a dirlo. Posso cancellare, ragazzi? Posso? Ragazzi, gli ultimi tre di dimostrazione che ce l'abbiamo. Zero, perché il caso 0 è banale, non ci dice, dice soltanto che la serie converge soltanto il punto z a 0, finisce lì, d'accordo? E scusate il caso r uguale a 0.
Allora, cosa succede, ragazzi? Usa il raggio di convergenza R. Questo cosa vuol dire? Che questo se R è un numero reale positivo, questo vuol dire converge nella disca aperta, centro Z0 e raggio R. Se R è uguale a più infinito, questo converge in tutto il campo complesso. Quindi possiamo definire la funzione somma sia S che a Z appartenente al disco di centro Z0 e raggio R associa sommatore assolutamente pari da 0 più infinito il C con M per Z meno Z0 avanti. Che cosa funziona, ragazzi? Se R è un numero reale positivo, questa è la funzione che a Z appartenente al disco di centro Z0 e raggio R associa il limite della successione S con N, che abbiamo indicato ancora con questo simbolo. Se R è uguale più infinito, con BR Z0 sto intendendo tutto il campo complesso, d'accordo? Nel caso in cui R è uguale più infinito, con questo intendo tutto il campo complesso. Associa il limite della successione S con N. Così associa S di Z uguale sommatore su N di Z C con N per Z Z0 alla N. Allora S è una funzione analitica. S primo di 0 è uguale a sommatore su n che vale tra 1 e più infinito di n per cn per z meno z0 alla n meno 1 per ogni z appartenente al disco di centro z0 e raggio r. Gamma da T appartenente a B associa gamma di T appartenente al disco centro Z0 raggio R è una curva regolare a tratti e G è la funzione del disco di centro Z0 raggio R a valore C continua. Allora l'integrale su gamma di G di Z per sommatore su N di gamma per 0 per punto di C con N per 0 meno Z0 N di Z è uguale a sommatore su n di gamma 0 più infinito c con n di fare su gamma g di z per z meno 0.
avete una serie di potenze con raggi di convergenza maggiori di 0. Ben definito questa funzione, che ogni elemento del cerchio di convergenza, dove, ripeto, questo cerchio di convergenza è tutto il campo complesso, è il caso in cui è più infinito, associa associa la somma di questa, cioè il limite della successione S con N. D'accordo? Allora, questa funzione S è analitica, cosa vuol dire? Derivabile in tutti i punti di B. È analitica, diciamo, di Z0. È derivabile ogni punto del disco aperto di centro Z0 è raggio L. E chi è la derivata, ragazzi? La derivata, come lo chiede formalmente? Facendo la derivata, potete scambiare il segno di derivata con segno di serie, perché chi è la derivata di S è la derivata di questa serie. Poi scambiate segno di serie con segno di derivata. Cosa viene? Fate la derivata, capite? C con N, che è una costante, la costante, C con N per la derivata di Z meno Z0, L chi è? N per Z meno Z0 alla N meno 1. Ragazzi, guardate, la sommatoria dove parte? Parte da 1, perché il primo termine chi è? C con 0, che è la costante. D'accordo? La derivata della costante fa 0, quindi la serie parte dal termine n uguale, prima parte da n uguale a 0, la derivata parte da n uguale a 1. E guardate, questa è una serie di potenze, d'accordo? Che ha lo stesso raggio di convergenza della serie S. D'accordo? Per ogni R appartenente, per ogni Z appartenente a pagina Z0 è raggio R. Poi questo vi diciamo che potete scambiare il segno di integrale con il segno di serie. D'accordo? C'è ancora un lato. Sia come quello c'è che esatto, cioè 0 che più infinito di C con L, cioè 0 per 0 a N, una serie di potenze in C con raggio di convergenza L maggiore, L appartenente a 0 più infinito. Sia S, avete Z appartenente al disco di centro Z0, cioè associo S di Z alla sommatoria di Z a 0 più infinito di C con N per 0 di Z per 0 alla N. Allora S di Z è di classe C infinito della palla di 100 Z a 0 e raggio L, e S di Z è uguale a sommatoria tra 0 e più infinito della derivata ennesima di S del punto Z0 fratto N fattoriale per Z meno Z0 alla N per ogni Z appartenente alla palla al disco aperto 100 Z0 e raggio.
detto che la funzione analitica è derivata prima. Qui c'è addirittura che ammette derivata di qualsiasi ordine. E inoltre, quando ci sta dicendo chi è C con N, facendo così, C con N chi è? Lo posso dire come la derivata N di S del punto Z0 fratto N fattoriale. Poi sta dicendo come posso rappresentare C con N in termini della somma della serie. Tanto devo spostare immediato. Ragazzi, S di Z a C uguale a C con 0 più C con 1 per Z meno Z0 più C con 2 per Z meno Z0 al quadrato più C con 3 per Z meno Z0 al cubo più C con 4 per Z meno Z0 alla quarta più C con 2. Questo è SZ. Per quale Z è vero questo? Per ogni Z appartenente al disco di centro Z0 e raggio R. D'accordo? In virtù del teorema precedente, questa funzione è analitica. D'accordo? E chi è la sua derivata? S' di Z è uguale. Così dice il teorema precedente. Devo derivare termine a termine la serie. Quindi guarda, derivare C con 0 fa 0, via. C con 1 più 2 C con 2 per Z meno Z0 più 3 C con 3 per Z meno Z0 quadrato più 4 C con 4 per Z meno Z0 alcuni più Z. Per quale Z è vero? Cosa ci dice il teorema? Per ogni Z appartenente al disco di centro Z0 è il raggio L. D'accordo? Allora ragazzi, partiamo da questa serie. Questa è una serie di potenze con raggio L. Allora possiamo applicare il risultato precedente a questa serie. Quindi questa serie è derivabile. Ma chi è la derivata di S? Non è altro che la derivata seconda. Chi è la derivata di S' non è altro che la derivata seconda di S. E cosa, come si ottiene la derivata? Derivata termine a termine la serie. Quindi la derivata di C con 1 fa 0 più 2 C con 2 più 3 per 2 C con 3 per Z meno Z0 più 4 per 3 C con 4 per Z meno Z0 al quadrato più punti infiniti. D'accordo? Ripartiamo da questa serie. Questa è una serie con raggi convergenza. D'accordo? Allora, applicando il teorema precedente, questa serie è derivabile. Ma chi è la sua derivata? La derivata terza di S. Anche qua. Viene 3 per 2 C con 3 più 4 per 3 per 2 C con 4 per Z meno Z0 più C con 3. Andando avanti così, cosa avete? Che S è derivata di qualsiasi ordine, quindi è di classe C infinito. Facciamo vedere che vale questa relazione. Ragazzi, nella prima serie scegliete Z uguale Z a 0. Se scegliete Z uguale Z a 0, cosa viene? Questo viene 0, questo viene 0, questo viene 0, posso scrivere da qui? S di Z a 0 uguale. Nella seconda serie prendete Z uguale Z a 0, cosa ottenete? C1 è uguale alla derivata prima di S nel punto Z a 0. Nella terza serie prendete Z uguale Z a 0, cosa ottenete? Che C2, 2 volte C2 è uguale alla derivata seconda nel punto Z
z0, quindi ottiene che c2 è uguale alla grado seconda del punto z0 diviso 2. Ma io lo posso scrivere anche come 2 fattoriale. Invece a c2 ci scrivo 2 fattoriale. D'accordo? La quarta serie, se z uguale a z0, posso ottenere. Tutto questo c'è, nulla resta 3 per 2, 6, c3 uguale a 3 per 2, ma 3 per 2 non è altro che 3 fattoriale, quindi ottenete che c3 è uguale alla derivata terza di s del punto di 0 fattoriale, e così via di seguito. Andate a rimpiazzare questi valori nella vostra serie s e ottenete questa espressione. Quindi la cosa importante però è questo, che due cose, che la somma di una serie di potenze nell'interno del raggio del cerchio di convergenza è una funzione di classe C infinito. Poi abbiamo trovato un modo per rappresentare i coefficienti a partire dalla sua somma. Ragazzi, la settimana prossima proseguiamo con le serie, che è un qualcosa un po' complicato, e ci vediamo tra un'ora.